Ciao ragazze, eccomi ritornata con un nuovo video. In questo video vi voglio far vedere il mio nuovo colore di capelli. Allora, li ho schiariti un po', ho fatto un leggero shatush e l'ho fatto da sola. In pratica ho fatto tipo due piccole decolorazioni da una decina di minuti l'una e poi alla fine ho... come potete vedere, mi alzo un attimo e faccio vedere sotto. Ecco qui, sono un po' più chiare alle punte. Ho deciso di comunque girare questo video fuori in giardino perché c'è un po' di sole e la luce è bella, no? La luce senza accendere le luci artificiali. Però mi rendo conto che comunque qui con un po' la pagliarella, no? Si vede un pochettino a strisce, vabbè, non fa niente. C'è un pochettino di vento, cioè sembra che la primavera sia un po' quasi scomparsa, cioè speriamo che ritornino le temperature. Comunque ritorniamo a noi, vi stavo dicendo dei capelli. Allora, come ho fatto questi capelli? In pratica è una tecnica molto facile che vi farò vedere nel prossimo video. Allora, io è la prima volta che sperimento questa nuova tecnica di shatush e quindi ho detto vabbè, faccio prima su di me, poi magari vedo come viene logicamente e poi ve la propongo a voi, faccio vedere in pratica io come ho fatto, non li rifaccio di nuovo perché cioè ora ho ottenuto il colore che voglio, però vi spiego in pratica bene come ho fatto, come ho miscelato i prodotti, il risultato che ho ottenuto. Insomma, come avete potuto vedere in questa foto che ora vi faccio vedere qui, ecco qui come potete vedere i capelli erano molto più gialli, molto comunque più aranciati, il distacco era molto. E infatti come potete vedere ora non è così tanto, perché poi ho deciso di tonalizzarli con un colore, con un biondo scuro, quindi ho tonalizzato con un biondo scuro e questo è stato il risultato. Comunque le punte come potete vedere sono molto molto più chiare. Allora, ho tonalizzato con un biondo scuro, mi raccomando non utilizzate i ceneri quando i capelli sono decolorati perché sennò i capelli tendono a diventare verdini. Ora li sto tenendo un po' lisci perché il ferro, quello lì che insomma utilizzavo sempre per farli mossi, che era bellissimo, era quello lì, di quelli lì molto spessi, con un diametro molto spesso, quindi che 2 secondi facevo subito i capelli, feci anche un video, casomai ve lo linko qui. E mi ha abbandonata, si è rotto, quindi ora è il tempo di ricomprarlo, quindi però non mi dispiace, sono un pochettino più lisci. Insomma, a me è piaciuto tanto questo colore come è venuto, come vi ho fatto vedere nella foto precedente, sì, si vedeva, era comunque già di per sé un bel colore, però era troppo marcato, troppo, non lo so, era... mi sembrava un colore un po' tamarro, no? Cioè troppo distacco tra un colore e l'altro, quindi ho deciso di tonalizzarlo un pochino, però non è che era male. Come avete potuto vedere però erano molto accentuato, era proprio il colore della decolorazione, e poi ho preso un biondo scuro e l'ho tonalizzato. L'ho tenuto poi sì e no 5 minuti a 10 volumi, quindi basta metterlo un po' il tempo che si tonalizzi e l'ho tolto. Ho schiarito anche un pochettino le sopracciglia e l'ho fatte dello stesso colore dei capelli, perché trovo che siano... cioè se ci fate caso... caso, no? Anche le star tipo Beyoncé, anche no? Le varie star, come hanno i capelli così hanno le sopracciglia, cioè è molto bello abbinare le due cose perché se avete sempre dei capelli molto chiari, le sopracciglia molto scure, quel distacco non mi piace, però avere proprio i capelli della stessa tonalità delle sopracciglia è davvero una cosa figa, mi piace. Trovo che si trovano bene in abbinamento, mi piace tantissimo il fatto di avere il colore delle sopracciglia uguale a quello dei capelli e non ci vuole nemmeno tanto per tingerle uguale ai capelli, cioè bastano nemmeno 5 minuti. Quindi queste sono le mie sopracciglia di adesso, sono messa un po' anche, oddio c'è il vento, sono messa anche un pochettino di, sono messa anche un pochettino ora di cera, comunque cera di MAC perché le mie sono un po' sfoltite, però... il colore, come potete vedere, assomiglia tantissimo a quello dei capelli. Ho un'altra novità molto importante da darvi, anche per questo sono mancata da tantissimo tempo su YouTube. Sono mancata tanto tempo su YouTube appunto perché stavo lavorando a questo mio progetto. Allora ragazze, io aprirò un negozio online a giorni, quindi ne farò un video quando poi lancerò il sito, di... oddio, ci sto litigando con le cose del gazebo. Sono bellissime quando non c'è vento, fanno davvero un bel effetto, però quando ci sta vento... insomma ragazze, se torniamo a noi, aprirò questo negozio online e io mi sono decisa finalmente a farlo, perché era una cosa che non so se vi ho detto già tempo fa, io volevo aprire un negozio tipo di articoli low cost, che siano vestitini, che siano accessori. Allora inizialmente cerco ancora un negozio anche vero e proprio fisico, perché questa qui non è una cosa che è partita da YouTube, è una cosa proprio mia,
Solo che l'avevo trovato, però c'erano state varie complicanze, quindi si sa, su queste cose si deve esserne belli, certi, sicuri, cioè non è che prendi un negozio così, dove, cioè devi vedere bene la strada, magari dove si trova, come è situato, ti deve piacere. Sì, quindi c'era uno che mi piaceva, però poi alla fine ho lasciato stare perché c'erano dei vari problemini sotto, vabbè, cose così. E quindi inizierò prima di tutto online. Prima di cosa tratterò accessori per prima cosa. Non so se più in là magari tipo vestitini, quelli molto low cost però molto belli, carini. Perché voi lo sapete, questa è la mia filosofia, è sempre stata questa, le cose carine a un prezzo low cost. Inizierò appunto alla fine aprire un negozio online come aprire un vero negozio fisico, quindi per questo ci sono stata dietro tutto questo tempo, l'apertura di una partita IVA, il commercialista, tutte le varie cose comunque da capire per le varie tasse, tutte queste cose qui, quindi mi sono dovuta fare, ho dovuto aspettare un pochettino e quindi per imparare bene, no? Anche tutte le varie cose, le fatture, tutte queste cose qui, perché non è tipo come aprire la pagina Facebook e lì vendi magari in nero, no. Io se voglio fare una cosa la voglio fare a prescindere da tutto, non voglio essere un evasore di tasse, no? Voglio fare una cosa, la voglio fare bene perché nel rispetto di tutti. Allora, tratterò accessori inizialmente. Questo ad esempio che indosso, vi feci vedere anche delle foto su Facebook, ora vi lascio delle fotografie qui nel video per farvi vedere un po' le fotografie che avevo postato su Facebook. Questo è ad esempio un articolo che potrete trovare sul mio sito, questo qui, ora questo qui è mio perché l'ho preso per me, però potete trovare ad esempio anche questo articolo qui. Ad esempio ragazzi, questo qui su Forever 21, un bracciale del genere, l'ho visto tipo 12-13 euro, assolutamente no, ad esempio molto molto di meno, cioè quasi la metà li troverete sul mio sito, poi magari prenderò quei vari bei porta orecchini che comunque sono difficili da trovare, comunque delle cose ad un prezzo molto low cost, quindi troverete queste cose ma di un prezzo molto low cost, cioè non mi va di, cioè si vedono cose assurde tipo di prezzi esagerati, invece no, io voglio seguire quella che è la mia filosofia, mi è sempre piaciuto pure a me, no, acquistare cose low cost perché trovo che sia, perché ad esempio ragazze, se io sono della mia opinione, vi devo dire una cosa, io al momento stavo senza lavoro, no? Come comunque parecchie persone qui in Italia purtroppo il lavoro scarseggia un po', quindi nella vita appena avete un'occasione comunque va sfruttata, ma specialmente se è un'occasione che vi rende la vostra coscienza pulita, che vi piace, perché vi dico una cosa, mi era stato proposto un posto fisso, quindi che è raro da trovare ultimamente, un posto fisso come beauty consultant in un'azienda di prodotti di make-up, però io non ho accettato perché non sarei stata coerente con me stessa, perché è un'azienda della quale i loro prodotti non mi piacciono, non li trovo tanto validi, quindi per me sarebbe stata cioè fare la beauty consultant sarebbe magari dare un consiglio, cioè fare la beauty consulta di un marchio di make-up, cioè ti deve piacere, sennò che fai? Sarebbe una pigliata per il culo, cioè alla vendita della gente, tipo magari io ti propongo questo ombretto, questo fondotinta, questa cosa. Io di mio personalmente devo dire, cioè se non mi piace prima a me, se io non trovo valida quella cosa, è come prendere in giro la gente. A me di prendere in giro la gente sinceramente non mi va, perché prima di prendere in giro la gente prendi in giro comunque te stessa, nel senso che sì, alla fine è tutto per soldi. Diceva un posto fisso, sì, pagavano un mensile fisso, ok, era un buon lavoro perché comunque per quanto riguarda il make-up, queste cose qui, comunque è una cosa che mi piace, però sarebbe stata una presa in giro e quindi io non ho accettato perché voglio un lavoro umile, ma un lavoro. Voglio anche un lavoro umile, ma un lavoro che comunque sia per me onesto. Anche perché mi era stato proposto di fare un libro, anche, in una casa editrice comunque non molto famosa. Però era comunque una casa editrice, faceva le stampe, li vendeva nelle librerie, insomma. Non ho accettato nemmeno questa volta perché io personalmente in questo momento non mi sentivo tipo all'altezza di fare una cosa del genere, non era nel mio campo fare una cosa del genere. Sì, magari avevi chi ti aiutava a scrivere, però
se dovevo fare una cosa che non era fatta con il cuore, che non mi piaceva, cioè in questo momento, me lo dico sinceramente, io non mi sentivo all'altezza di fare un libro, cioè magari ci sono persone che scrivono da una vita intera, che davvero possono dare tante emozioni con un libro, perché a me piace tantissimo leggere, io leggo tantissimo e so comunque quanta passione, magari quanto impegno ci vuole per scrivere un libro del genere. Io di mio già sapevo che un libro in questo momento non sarebbe stata una scelta ovvia per me. Se poi dovevo fare un libro solo perché per soldi o per senza scrivere, magari io di mio scrivevo soltanto 2 righe, allora pure lì era una presa in giro, allora pure lì ho detto di no. Ho detto vabbè, allora sai che c'è di nuovo, se mi piace di fare una cosa, ora inizio, me la costruisco io da sola, senza prendere in giro più nessuno, senza prendere in giro soprattutto me stessa. Certo, tu dici sei pazza, fare un libro è una cosa molto bella, sì, magari più in là, se mi va, se trovo che per me sia una cosa che in questo momento si adatta a me, ok, però in questo momento io non mi sentivo pronta, era una pigliata per lì, fare un libro che magari io scrivo solo 2 righe, magari è una presa per i fondelli anche chi scrive da tanto tempo e magari ci sbatte la testa che non riesce a trovare una casa editrice che gli pubblica un libro. In questo momento io non mi sentivo di prendere in giro comunque sia me stessa che anche le altre persone, sia del campo, sia di quelle che poi compravano, insomma. Ci vuole un po' di coscienza nel fare delle cose. Posto fisso a me mi serviva, però voglio dire, non ho una famiglia al momento, figli da dar mangiare, e quindi fare appunto, scegliere un lavoro che significava consigliare alla gente prodotti che non mi piacevano. Scusate ragazze, era una presa un pochettino per i fondelli e quindi io di coscienza non ci sarei riuscita. Per principio mio, personale, filosofia di vita mia, non ci sarei riuscita, quindi ho detto no, vabbè, lasciamo stare, ora faccio quello che realmente mi piace. Quindi ragazze, spero che voi, non lo so, fatemi sapere che cosa voi ne pensate di questa cosa, se magari questo bracciale vi piace, se le foto che le altre foto vi ho mostrato vi piacciono, se pensate che anche voi sia giusto, perché io penso che sia giusto. Sì, sfruttare un'opportunità nella vita, però anche essere coerenti. Io se in questo momento magari ho potuto sfruttare una piccola cosa, magari la farò, non so come andrà, nessuno può sapere come andrà, però mi sento alla fine pulita con me stessa. Non me ne frega del libro, non me ne frega del lavoro fisso, non me ne frega di niente. Voglio fare una cosa che al momento mi piace, che comunque segua una mia filosofia, tipo, io che potevo, cioè se a me non piace una cosa, non ci posso lavorare per una cosa che non mi piace, prendi in giro le persone, no? Ma ritorniamo quindi comunque sempre sullo stesso discorso. Io sono sempre stata una che diceva sì, mi piacciono gli abiti low cost, sì, mi piacciono gli accessori low cost. Quindi ho seguito quella che era una mia filosofia. Un'altra cosa importante che ci tenevo da dirvi e spero, cioè, stavo quasi per dimenticare, però è una cosa molto importante. Questi accessori che vedete comunque, tipo questo era apribile, io ho un braccio microscopico, tipo questo qui, sono comunque accessori che non sbiadiscono, sì sono low cost, però è bella bigiotteria, non è che si fa nera queste cose qui, poi magari sempre con le sue accortezze, senza spruzzare tipo il profumo sopra, queste cose qui. Ci tenevo a dirvi una cosa particolare, che non è una mia linea. Non è una cosa mia, non è una cosa che ho inventato io, non è una cosa che ho disegnato io, no. Sono una semplice persona che apre un negozio e rivende cose che gli piacciono e che magari seguono quella che è appunto la mia filosofia, ma non sono assolutamente cose mie, una mia linea, cose del genere, no. È solo il mio negozio. Allora, ragazze, spero che questo video vi sia piaciuto. Io era da tanto che non giravo un video e ne tenevo proprio voglia, magari proprio di fare due chiacchiere. Come potete vedere, secondo me è venuto abbastanza lungo sto video. E spero che comunque questa idea, non so, vi piaccia. Io mi confronto sempre con voi, quindi magari lasciatemi dei commenti. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, perché è davvero una cosa che mi fa molto piacere, la vostra opinione per me conta tantissimo. Quindi nulla ragazze, io vi mando un forte forte bacio e noi ci vediamo presto con il prossimo video dove magari non so che cosa caricherò prima, può essere che caricherò direttamente appunto il lancio del sito. Nulla, vi mando un bacione fortissimo e vi aspetto al prossimo video. Ciao!